Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e lui è Regan. Sono Regan, io ero pronto con Gorbaciov, porca vacca. T'ho fregato così, di botta. Allora, oggi vi parliamo di Regan Gorbaciov. Che è un gioco che lo guardate e dite, vi assicuro, che cos'è sta cagata? Io non so cosa mi ha fatto dire agli sviluppatori di Regan Gorbaciov, ma mi piacerebbe trattare il vostro gioco. Perché hai intuito il potenziale di divertimento dietro a questo gioco? Sì. Ed è tanto. Allora, sembra che questa sia l'introduzione di un gioco che poi critichiamo un sacco, invece è un gioco bello. Sì. La trama è: vengono catturati Regan e Gorbaciov negli anni in cui c'erano Regan e Gorbaciov. Nell'87 c'era scritto una roba del genere, e vengono incarcerati, presi prigionieri. Esatto. Il vostro scopo con un amico in locale. Sarà quello di andare a liberarvi e uscire da questa situazione e andare a salvare il mondo. Esatto. Un'interessante alleanza tra Regan e Gorbaciov. Esatto. Nel video che vedete, lui è Regan, io sono Gorbaciov. E poi c'è questo momento bellissimo in cui riprende tanto il carattere di quegli anni, e soprattutto di Regan e Gorbaciov. Cioè, perché dovrei fidarmi di un comunista? E perché dovrei fidarmi di un attore? Cioè, è bellissimo. Queste one-liner fantastiche. Ok, sì, questa qua è la trama. Sì. Che cos'è, che tipo di gioco è? Fondamentalmente è un gioco cooperativo, sì, che si gioca in split screen localmente, perché non esiste una modalità multiplayer. Il giocatore a sinistra è Regan e il giocatore a destra è Gorbaciov. Sì. Quindi avete bisogno di un monitor non 14 pollici per giocarlo, perché sennò è un po' impossibile. Sia Regan che Gorbaciov hanno delle abilità personali e non interscambiabili. Okay. Quindi Regan apre, si scassina, Gorbaciov hackera. Esatto. Regan ha la katana, Gorbaciov ha le armi. Sì, recupera le armi in giro. In giro, esattamente. C'è una meccanica di stealth, nel senso che noi possiamo evitare i nemici e non farci vedere, oppure possiamo ammazzare tutti e vaffanculo. Esatto. Entrambe le cose sono fattibilissime. Il gioco fa un eccellente lavoro nello spiegare cosa si può fare sin da subito, cioè si capisce sin da subito che se si prendono i nemici da dietro lì si fanno fuori senza insospettire tutti gli altri. Fa un eccellente lavoro nello spiegare che quando, ecco questo che sta capitando adesso, i nemici incontrano i cadaveri dei loro compagni, si allertano e quindi vengono alla ricerca alla nostra ricerca. In questo momento Regan sta per andare a prendere la katana. Bam, dopo aver fatto fuori il nemico, oh yes. Regan, essendo il vecchio attore, quello che ci ha dato fondamentalmente Natale a Rambo e tutto quanto, alla katana del più tamarro. Certo. Allora, altra cosa che. Allora, partiamo dalle cose che ci sono piaciute. Sì. Quindi, il tutorial è ben fatto. Sì. Le meccaniche funzionano. Davvio. Il gioco è immediato. Sì. Una cosa che a me è piaciuta veramente molto è che è effettivamente un gioco coop. Sì. Sia a livello di abilità, perché uno ha un'abilità, l'altra abilità, e quindi dovete cooperare per forza, sia perché molto spesso ci siamo trovati giocando a Regan Gorbaciov a dover fare delle strategie. Certo. Cioè tu fatti vedere, lui ti insegue, io riesco da dietro l'angolo, eccetera eccetera. Oppure io faccio questo, tu spara quello che compare da lì che mi viene a prendere, eccetera eccetera. Esatto. Devo dire che è molto carino. Sì. In più, altra cosa che mi è piaciuta moltissimo, la mappa è a patto di aver trovato l'oggetto giusto. Mm-hmm. La mappa è indistruttibile. Sì, cioè io posso trovare un bazooka, sparare in un muro, creare un buco e cambiare come è fatta la mappa. Esatto. Punto. Altra cosa che mi è piaciuta è che ogni livello, i livelli sono abbastanza piccoli. Sì. Ogni, a parte il quiz tra un livello e l'altro per sapere quale dei due ha fatto che cosa. Stavo dicendo, arrivo alla fine del livello, c'è una botola nella quale mi posso tuffare. Se l'altro giocatore non è con me e deve raggiungere la botola, sì, se non posso, esatto, fare i rush e dire ok tu passa vai mentre mi distraggo, dobbiamo arrivare tutti e due nella botola alla quale, esatto, stiamo cercando di arrivare. Un'altra cosa che ci è piaciuta è, per quanto sembra assurdo, la grafica nella sua estrema semplicità è incredibilmente chiara e dettagliata. Sì. Si capisce subito, sì, cosa fa cosa, che cosa sono le varie armi e via dicendo. Ci sono parecchie armi da fuoco. Ci sono un sacco di armi da fuoco, sì, esatto. Ma banalmente, le due armi che vedete lì sul tavolo, si capisce subito che una è una pistola con silenziatore e l'altra è una pistola senza silenziatore. Di conseguenza vi cambia l'approccio al livello, a quello che state facendo.
E anche le musiche a me non erano dispiaciute. Anche tutto il comparto sonoro, devo essere, sì, sì, devo essere sincero, è molto molto carino. Cos'altro ci è piaciuto, Paolo? Cos'altro ci è piaciuto? Beh, direi che più o meno abbiamo detto, abbiamo tutto, detto nel tutto, senso, okay, che questo è Regan Gorbachev, e questo fa. Altra cosa le cose invece che non ci sono piaciute, io inizierei dicendo che il problema più grosso di Regan Gorbachev è che è solo co-op locale. Sì, sono d'accordo. Cioè, ed è co-op locale per due giocatori. Quindi, consigliatissimo a tutti quelli che hanno un fratello o una sorella. Sì. Consigliatissimo a tutti quelli che hanno una moglie che gioca ai giochi o un marito che gioca ai giochi con voi e che sono e che hanno i ricordi di Regan e Gorbachev. Sì. Perché se sapete chi sono i due personaggi, storicamente è molto più divertente. È ancora più divertente, assolutamente. Se invece non è un party game, cioè se invitate gli amici a cena non giocate a Regan Gorbachev, no. Se siete da soli a casa non giocate a Regan Gorbachev. No. Punto. C'è anche una modalità single player, però sinceramente non l'abbiamo affrontata, anche perché è evidente che è un gioco da fare in co-op. Assolutamente. Cioè, pensato per il co-op. Credo che si controllino i due personaggi a turni, però perde davvero un sacco di mordente in questa maniera. Cose che magari ci sono piaciute di meno. Vai. Parto io. Le cutscene, per quanto siano carine e interessanti, hanno molta poca varietà. Nel senso, sì, nel momento in cui ci sono Regan e Gorbachev che vanno in giro per i tunnel di questa, per i corridoi di questa struttura, le immagini, le loro immagini sono sempre quelle che fanno su e giù, fanno pa 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 con la boccuccia, ogni tanto sbattono le palpebre, e Regan, una volta superato il primo molto livello, anni 80. Sì. Una volta superato il primo livello, ha semplicemente la katana di fianco che ondeggia con lui. Fine. E questo è quanto. Sì. Il primo livello, prima della katana, alle sbarre. Alle sbarre, esatto, esatto. Che coprono il layer della katana. Fondamentalmente. La trama è stupidona. Non, sì, è niente di colossale e via dicendo. E questo potrebbe essere sia un lato positivo, nel senso che non mi distrae troppo dal gameplay, ci dice semplicemente come si sta svolgendo la storia. Eppure viene. Cioè, insomma, non è, avrei voluto qualcosa di più. Mettiamola così. Ok. Io devo dire che. Non so se dare questo commento o no. Vai. Cioè, avrei preferito. Secondo me la grafica non è eccezionale. È molto chiara, fa il suo lavoro, sì, ma potrebbe essere più bella. Ma ho paura che a fare questo commento a toccare la grafica si perde in chiarezza, che secondo me viene prima della bellezza della grafica. Sì, okay? Sono d'accordo. Una cosa che non ho detto, che ho trovato molto carina, che noi abbiamo giocato qua seduti così, uno di fianco all'altro, e io devo dire che guardando il mio monitor, cioè il mio pezzo di monitor, non mi accorgevo minimamente che c'era un altro pezzo di monitor e non sentivo il problema, che è quello normale dello split screen, che non vedo abbastanza. Esatto. Ok, si vede che è un gioco costruito e pensato per lo split screen, e questo è il suo netto vantaggio. Quindi direi che il commento finale è: se avete un fratello o una moglie o un marito o una sorella che giocano ai videogiochi, o un amico che venga da voi a giocare ai videogiochi, o andiate da lui a giocare ai videogiochi, Regan Gorbachev sono 10 euro ben spesi. Sì. Se invece non avete questa situazione, purtroppo voi non potrete mai godervi Regan Gorbachev. Sviluppato dai Team 2Bit, sì, venduto su Steam a 10 euro, 9,99. Esatto. Va bene. Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Come sempre, grazie per averci seguito. Se vi è piaciuto il video e il gioco che vi abbiamo fatto scoprire oggi, condividete, mettete il like qua sotto e iscrivetevi. Da Paolo e Max è tutto quanto. Ciao. Che era? Risordi. Annaccia.